L'Algeria, il più vasto paese africano, va alle urne sabato per le prime elezioni legislative dell'era post Abdelaziz Bouteflika, il padre padrone del paese al potere per più di due decadi prima della sua morte. In palio ci sono 407 seggi dell'Assemblea Nazionale del Popolo, contesi da 1500 liste. Ma il movimento di piazza Hirak, che ad aprile 2019 ha spinto alle dimissioni l'autocrate con la definitiva spallata dei militari, boicotterà il voto. Due giorni fa una retata ha portato all'arresto di alcune personalità dell'opposizione e giornalisti. L'apprensione per il destino del paese è alta, con i partiti vincitori della precedente tornata del 2017 sempre più screditati, si prevede un alto tasso di astensionismo. Situazione che dovrebbe favorire candidati più o meno indipendenti e formazioni islamiste moderate, in grado di raccogliere una maggioranza relativa.